Il Consiglio metropolitano a Torino, Vincenzo Barrea, capogruppo per il centro-sinistra, presenta i contenuti di una proposta di mozione dedicata al trasporto pubblico locale, alle tariffe degli abbonamenti annuali e alla differenziazione in base all'ISEE per i soli residenti a Torino. Guardi, su questa mozione noi siamo preoccupati perché la scelta che ha fatto la città di Torino non ha coinvolto tutti quanti i sindaci e i comuni della città metropolitana. Rischiamo di avere trattamenti per cittadini di serie A e di serie B. Noi chiediamo perché che si istituisca presso la città metropolitana un fondo per riuscire a sostenere, le fasce più deboli di tutti quanti i cittadini della città metropolitana. Avete scelto di prendere in considerazione questi punti? Ma perché il trasporto pubblico locale è uno dei punti strategici ovviamente per il nostro territorio, coinvolge le famiglie, coinvolge i ragazzi che vanno a scuola, coinvolge gli studenti, coinvolge ovviamente tutti quanti i pendolari. E quindi la scelta che ha fatto Torino va a penalizzare queste fasce, di popolazione, noi riteniamo che vadano sostenute. Che lavoro è stato fatto per arrivare a queste proposte di mozione? Ma per questa proposta di mozione è stata fatta semplicemente un'analisi di quello che ha fatto la città di Torino, ci siamo resi conto che ci si sono solo preoccupati dei cittadini di Torino, ma c'è più di 1 milione di abitanti della città metropolitana che non beneficia di quel tipo di decisioni. No, ci aspettiamo che su questo punto venga costituito un fondo per riuscire a sostenere la tariffa, gli aumenti tariffari per quanto riguarda i cittadini della città metropolitana.